Ciao amici di Worldwide Van, oggi siamo in sala operatoria con il nostro Ridgeyard da 6 litri. Cos'è il Ridgeyard da 6 litri? Questo è un boiler a gas istantaneo che usiamo sul furgone. Ovviamente, essendo a gas, deve essere usato all'aperto, quindi lo appendiamo fuori solitamente. Punti di forza. I punti di forza sono comunque sia le sue dimensioni, perché è molto compatto, il costo, perché è veramente accessibile, e poi la semplicità d'uso. Basta collegarlo ad una qualsiasi bombola del gas. Noi vediamo gli attacchi rapidi, vi metto poi il link in descrizione. E qui sotto abbiamo un ingresso dell'acqua, non ho montato un attacco rapido, per cui ci attacchiamo semplicemente a qualsiasi cosa. Qui abbiamo l'uscita dell'acqua, dove possiamo collegare la doccetta, e molto comodo il manopile, perché quando lui riconosce un flusso d'acqua all'interno fa scattare una scintilla che apre il gas e quindi ci scalda l'acqua. Ovviamente deve essere acqua in pressione, quindi o lo attacchiamo qui dentro, comunque alla pompa nel nostro caso. Allora, oggi parliamo di un piccolo inconveniente. Ovviamente il costo è quello che è, però per 2 anni è funzionato in maniera ottimale, direi. Manutenzione va fatta a qualsiasi cosa, quindi ha smesso di funzionare di punto in bianco, ci ha fatto fare una bella doccia fredda, però lo perdoniamo. Il problema è l'elettrovalvola. Sono elettrovalvole un po' particolari che abbiamo dovuto ordinare su eBay dalla Cina, ci ha messo un po' ad arrivare, però speriamo che funzioni. Adesso, quando la si ordina, bisogna stare attenti a da che parte escono i cavi e la posizione di queste viti, perché ne esistono 3 modelli differenti. Allora, per aprirlo è tutto molto semplice, basta rimuovere dalla sede le manopole, si estraggono, si tira semplicemente. Poi basta rimuovere 1, 2, 3 e 4 vitine per poter sfilare la cover. Fate attenzione quando la sfilate a non strappare i cavi. Ok, allora, la vecchia elettrovalvola alloggiava qui, adesso la andiamo a rimpiazzare, poi basterà collegare il cavo e in teoria dovrebbe funzionare tutto. Si lavora un po' allo stretto, ovviamente ci cadrà la vite, no, forse no. L'installazione è veramente semplice, perché ci sono giusto 2 viti e basta. Ok, tutto qui, adesso colleghiamo i cavi e facciamo una prova.